premessa ci tengo a ringraziare il collega Benati per aver tenuto un atteggiamento collaborativo che non capita molto spesso di vedere in quest'Aula, sebbene questo sia un progetto di legge che ha già dei confini e dei contenuti anche fisici abbastanza definiti, essendo frutto di un lavoro antecedente anche di concertazione con più di un interlocutore da parte dell'assessore Bianchi. Assessore, l'ultima volta che ci confrontammo in quest'Aula fu sulle risorse date, diciamo così, a fondo perduto sulla Fondazione per le Scienze Religiose. Fu una scelta che le contestammo duramente allora e che ricontesterei oggi, ma con la stessa onestà intellettuale oggi le riconosco che quello che ci viene presentato in questa giornata è un atto, uno dei rari atti di giunta, che finalmente allarga e guarda al futuro, andando anche oltre l'orizzonte di mandato, avendo in sé anche una visione. Con questo progetto di legge mettiamo le basi per qualcosa che oggi forse non verrà compreso dai più, ma un domani potrebbe avere ricadute dirette importantissime sulla collettività e sul nostro ambiente, a partire dalle risposte che potranno arrivare alla lotta sui cambiamenti climatici. In prospettiva, questo polo del supercalcolo, finanziato anche con risorse del MIUR e del nuovo governo, che nascerà proprio qui a Bologna, dove venne istituita nel 1986 la prima cattedra di intelligenza artificiale, in un territorio tra l'altro che offre un ecosistema unico di aziende interessate a questo tema e che ospiterà nel 2022 la più grande conferenza scientifica mondiale sull'intelligenza artificiale. Dicevo, questo polo del supercalcolo potrebbe diventare un incubatore meraviglioso di sinergie oppure l'ennesimo inutile carrozzone. L'auspicio è che tutto invece possa tenersi insieme, quindi tutte le realtà, tutti i soggetti che troveranno spazio all'interno del Tecnopolo, e che questo luogo possa essere un centro di attrazione, come si diceva anche prima, anche di cervelli italiani che sono andati all'estero, e possa diventare davvero un grande laboratorio che nasce sul nostro territorio ma che porta conoscenza e sviluppo in tutto il mondo, avendo sempre come faro, come via da seguire, da perseguire, il bene comune, quindi la collettività e la crescita legata a uno sviluppo sostenibile, come declinato anche dall'Agenda 2030 dell'ONU. Infine c'è un aspetto su cui abbiamo, tra gli altri, su cui abbiamo voluto porre l'attenzione, perché sappiamo che i due grandi settori che vedranno un forte sviluppo nei prossimi anni sono proprio l'intelligenza artificiale, ma anche la blockchain. E credo che non si possa parlare di big data, di machine learning e intelligenza artificiale e in generale di moderne tecnologie senza parlare appunto anche di blockchain, della qualità e della proprietà dei dati e del loro corretto utilizzo. Sappiamo che i big data sono il vero oro nero della nostra epoca, ma non possiamo non porci domande, per esempio, su chi controlla questi giacimenti e sul rischio che l'industria dei dati possa in qualche modo accrescere invece le diseguaglianze. Ma può essere anche un'opportunità, per esempio, per far crescere anche la pubblica amministrazione, ed è il motivo per cui abbiamo presentato sia un emendamento che un ordine del giorno che inserisca all'interno di questa... Consiglieri, vi chiedo di fare silenzio. Dicevo, il motivo per cui abbiamo presentato sia un emendamento che un ordine del giorno che inserisca all'interno di questa visione contenuta nel progetto di legge anche questo aspetto che ritengo imprescindibile. Grazie.